Buongiorno segretario, procediamo all'appello. Buongiorno a tutti, seduta della sesta commissione consigliere del Comune di Palermo, numero 967 del 14 settembre 2021. Procedo con l'appello dei consiglieri, come chiesto dal vicepresidente Anello. Anello presente, canto. Presente, buongiorno. Buongiorno, Gelarda. Consigliere Gelarda. Era presente, è uscito, comunque vado avanti. Scarpinato. Buongiorno, presente. Buongiorno. Consigliere Gelarda, sto chiamando l'appello. Avevo chiamato proprio lei, ma era uscito. Proprio Gelarda aveva chiamato. Avevo chiamato proprio Gelarda. Vabbè, comunque Gelarda è qua. Va bene, grazie. Zacco è assente. Quattro consiglieri su cinque presenti. Benissimo, verificata la presenza del numero del legale, dichiaro aperta la seduta. In attesa di capire se i rappresentanti dell'associazione con cui avevamo concordato il confronto oggi si collegano, io Sì, c'è direi. stato un piccolo qui pro quo Sì. con le associazioni. Evidentemente, leggendo in maniera veloce l'email, credevano che loro fossero convocati alle 11:20, perché c'è martedì 14 settembre 2021, 10 a.m., 11:20 a.m., quindi credevano questo. Ora sto cercando di spiegargli che non è alle 11:20, perché loro sono più o meno pronti, aspettavano solo che si diffusa la voce che fossero. Vabbè, eventualmente rimandiamo, non è un problema. Se per caso se per caso diventa problematico, rimandiamo e rinviamo il confronto e la seduta. Nel frattempo, se ci sono comunicazioni dei Sì, grazie, consiglieri, Presidente. procediamo con le comunicazioni. Ah, perfetto, vedo collegato il Presidente. Buongiorno, Presidente. Stiamo appena iniziando adesso. Le passo la Presidenza e Bello. abbiamo già fatto l'appello, abbiamo finito con l'appello. Siccome a quanto pare le associazioni che erano invitate ancora non si sono collegate, stanno cercando di rintracciarle. Nel Scusate, frattempo abbiamo avviato le comunicazioni. l'avete mandato? Sì, no, è un problema delle associazioni che a quanto pare sono state rintracciate dal consigliere Gerardo e stanno cercando di C'è collegare. stata un'incomprensione Già non. Segretario, complimenti consigliere. Consigliere Presidente Zacco, quando lei a me ha dietro le sue spalle, può stare tranquillo. Dottor Stavo dicendo una cosa, c'è stata un'incomprensione nella lettura dell'email, non dovuta al dottore Palazzolo in questo caso, ma perché hanno capito male e credevano che la convocazione fosse alle 11:20 e quindi si erano organizzati per le 11:20. Ora io ho spiegato che la convocazione è alle 10, stanno cercando di, e a breve lo sapremo se possono. Prego, Non ho consigliere. capito. Passiamo alle comunicazioni. E Vedo che a tratti, Presidente Zacco, lei si sente a tratti, non capiamo quello che dice. Lo ripeta, piano piano. Che ha detto, Presidente? sentite? Sì, ora sì. Ho detto va bene. Allora passiamo alle comunicazioni. Chi è che aveva chiesto la parola? Prego, Se vuole io, Presidente. consigliere Scarpinato. Grazie, Presidente. Buongiorno, ben arrivato. Allora, Presidente, intanto rispetto alla richiesta che ho fatto ieri, volevo capire se la segreteria aveva inviato la mail di invito all'assessore Marino, atteso che proprio ieri non abbiamo avuto in audizione il presidente della RAP. Avevo fatto questa richiesta esplicita, volevo capire se avevamo seguito o se l'assessore Marino aveva dato pure forfè per impegni istituzionali, ovviamente. Abbiamo questa risposta? Segretario? Ah, ok, devo rispondere io. Allora, Sì. l'assessore Mantegna ha mandato una mail dicendo che il 17 è impegnata e ha chiesto di rinviare al 20. Abbiamo rinviato al 20, ma mi ha chiamato la segreteria dell'assessore Marino e mi ha detto che è impegnato l'assessore Marino per il 20 e quindi dobbiamo spostare Collegherà un noi. po' dopo la No, io sera. avevo chiesto di invitarlo per oggi, rispetto a ieri, l'intervento che ho fatto è abbastanza deciso proprio per la mancanza del presidente della RAP. Avevo chiesto di invitare ad oggi,
L'assessore Marino non è stato inviato forse l'invito, No, giusto? perché normalmente la commissione non invita oggi per domani. Consigliere Scarpinato, mi No, però scusi. io vi chiedo scusa invece io. Siccome di normale non c'è nulla, ieri. La terza volta il presidente. Nulla, perché ieri per la terza volta il presidente della RAP ha disertato la commissione. Io, proprio in via eccezionale, atteso della mancanza di rispetto istituzionale nei confronti della commissione, perché ho precisato proprio ieri che la richiesta di audire era stata nostra, ma il presidente della RAP aveva indicato lui la data del 13. Quindi, consumato questo strappo istituzionale, avevo chiesto con cortese sollecitudine di invitare l'assessore Marino proprio perché gerarchicamente è l'assessore competente a questa società. So bene che non facciamo mai gli inviti oggi per domani, ma atteso che c'era stata, tra virgolette, una procedura inusuale, non era consuetudine ovviamente, e avevo chiesto di invitare l'assessore Marino. Dico, non è stato fatto, ne prendo atto, per carità, può capitare, non è che io non ho nulla, anzi posso solo ringraziare voi per lo straordinario lavoro che fate ogni giorno e per il supporto che date ogni singolo consigliere. La mia domanda era solo per capire perché qualora la Commissione avesse inviato l'invito all'assessore Marino, anche lui, non presentandosi, si consumava un ulteriore strappo istituzionale. Però noi non l'abbiamo invitato, quindi faccio 100 passi indietro. Presidente, a proposito delle comunicazioni, io oggi stamattina, lei sa bene che sono ripartite le scuole, mi sono fatto una passeggiata così come faccio ogni mattina e ho visto quello che è lo stato contingente dei mezzi pubblici, parlo di AMAT e quindi degli autobus e delle navette che mettiamo a servizio dei cittadini. Veramente stracolmi di personale, atteso che ancora il Covid, ahimè, ai noi, ancora non è passato e sappiamo bene quelle che sono le norme nazionali, ma è Era come? pieno di persone o di personale? Stracolmo di persone, quindi cittadini, utenti che devono andare a scuola piuttosto che al lavoro. Parlo del 101 perché portiamo l'esempio, ero in via Roma, mi creda, quasi mai ho visto un autobus così pieno. Siccome noi sappiamo bene che le norme nazionali, ma anche le norme regionali, hanno messo a disposizione dei comuni e degli enti locali delle somme per moltiplicare le corse piuttosto che gli autobus, tant'è che Amat ha comprato e ha acquistato altri autobus. Le norme sono chiare, specialmente quelle regionali. L'assessorato di pertinenza ha diramato qualche mese fa ormai delle norme dove appunto si davano delle linee guida chiare, nette e inequivocabili. Io le chiedo di capire tecnicamente. Amat, lo possiamo fare con una nota, ma lo possiamo fare pure invitando il presidente di Amat per venirci a riferire quello che è lo stato contingente, intanto rispetto al Covid, ma anche allo stato di salute dell'Amat e non ultimo l'aspetto operativo dell'azienda. Sappiamo bene che è un'azienda in grossa sofferenza economico-finanziaria, i conti, lei lo sa benissimo, Presidente, non versano in una situazione idilliaca. È giusto e doveroso in termini programmatici audire nuovamente il Presidente dell'Amat perché l'amministrazione attiva aveva da tecnicamente dare alcune risposte all'azienda e anche a noi, se mi permette, proprio su una missiva piuttosto che sulle varie fattispecie, parlo di contratto di servizio piuttosto che piano industriale, però queste sono cose che diranno, intanto ci dirà il presidente e poi successivamente inviteremo anche l'amministrazione attiva. Di contro, presidente, e poi mi taccio, siamo giunti al 14 settembre, questa commissione si è occupata anche di AMG, sappiamo bene che a dicembre scade il contratto di servizio della società,
della società. E quindi noi abbiamo chiesto al presidente, ma anche alla dirigente, all'assessore, di capire tecnicamente il punto di caduta. Ancora questo punto di caduta non è chiaro. Non è chiaro perché ci sono dei tavoli tecnici a cura della partecipata, ma anche dell'amministrazione attiva, ma il tavolo tecnico non ha delineato il percorso relativo ai costi, l'abbiamo affrontato qualche settimana fa. E sarebbe opportuno scrivere in termini programmatici sempre, Presidente, perché noi vogliamo essere rispettosi e ci vogliamo attenere a quella che è la nostra norma. Scrivere due righe chiedendo all'assessore, non alla società partecipata, a che punto è il contratto di servizio, perché dicembre è dietro l'angolo e, come abbiamo precisato più volte, questa amministrazione che fa acqua da tutte le parti, a mio avviso, arriverà, forse speriamo nei tempi giusti ad approvarlo, ma nutro forte difficoltà, a discapito di chi? Dei cittadini, della città, i servizi erogati, servizi essenziali, parliamo dell'illuminazione pubblica, parliamo ovviamente anche di sicurezza, perché lei sa bene che da una parte c'è la sicurezza stradale perché la luce è importante, ma dall'altra parte la luce funge da deterrente contro la microcriminalità che ovviamente è in lungo e in largo in questa città, non si fa mancare nulla. E ancora, Presidente, mi sarebbe piaciuto interloquire con il presidente della RAP, ma io le reitero con grande forza l'audizione dell'assessore Marino. Ci venga lui a riferire la situazione dell'azienda, azienda che ovviamente non si è attenuta a quelli che sono i parametri del controllo analogo, perché se noi li convochiamo devono per forza di cose presentarsi e venire a riferire le criticità che attanagliano l'azienda, non solo. Visto il momento delicato e quindi quello che sta vivendo l'azienda, non parlo solamente dell'aspetto afferente al personale, ma vorremmo capire quella che è la situazione contingente rispetto alla settima vasca, se ci sono state le autorizzazioni da parte della regione, se si può cominciare a conferire in minima parte o in quota parte per far sì che poi i lavori successivi possano consegnare alla città la settima vasca in toto. Ci sono troppi interrogativi, noi ci sgoliamo, cerchiamo di fare il nostro lavoro, di espletare il nostro lavoro nel migliore dei modi, ma questa amministrazione rimane sempre sorda e le nostre, ovviamente, domande spesso e volentieri rimangono inascoltate perché non hanno nemmeno la bontà di venire a riferire quello che è lo stato contingente. Io l'avverto, Presidente, che in capigruppo chiederò ovviamente al presidente di RAP, faremo pervenire una nota a cura del presidente del Consiglio, che venga a riferire in aula, atteso che sta perdendo troppo tempo a venire a riferire nelle sedi opportune, che sono queste, commissione programmazione. Quello che è lo stato contingente è lo stato di salute di un'azienda che non solo eroga un servizio essenziale, ma che ha vissuto mille e uno criticità. Grazie, presidente. Grazie, consigliere Scarpinato. Quando ha fatto quella richiesta, sicuramente io non ero presente perché C'era, Presidente, c'era. Sì, di convocare l'assessore, no, forse sì, convocare sì. il collegamento. Guardi che la No. richiesta la fa ogni tanto, quindi qualche volta devo essere No, no. presente per forza. Presidente, Che dice di c'era. fare? Io non lo capisco. No, Presidente, l'ho fatta e c'era lei, però non è un No, problema. no, no, Sì, ieri ho avuto un problema di Presidente. collegamento. No, 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 però Sì, non è ma si quello. figura, non ci sono problemi, Avevamo senta. già convocato le Non associazioni. c'è dubbio, Presidente. Lei lo sa, a noi interessa lavorare, a noi tutti qui in Lo commissione fa solo, organizziamo. interessa lavorare. Invitiamo Marino, almeno cominciamo ad aprire un dibattito serio e diamo risposte a chi ogni giorno chiede solamente per dare un contributo e cercare di fare il proprio lavoro. Grazie. Dottore Palazzolo, diamo Sì, seguito alla richiesta. Presidente, chiamo la segreteria dall'assessore e concordo una data. È un'altra seduta rispetto a quella congiunta con l'assessore Mantegna. Va Dobbiamo parlare bene. di solo e esclusivamente di RAP. Perfetto, Presidente, grazie.
ci sono altri interventi? Presidente, se mi concede. Certo, prego. Allora, Presidente, questa mattina, ieri in realtà sono cominciate una buona parte la scuola, anche se poi viene scaglionata un po' durante tutta la settimana. È coinciso, diciamo, nella sfortuna che hanno i palermitani, che non hanno solo la sfortuna di avere Orlando come sindaco, ma anche Giusto Catania come assessore alla viabilità, cioè al traffico e all'immobilità. È coinciso giusto giusto che le telecamere, tutte della ZTL, abbiano ripreso a funzionare. In realtà alcune hanno cominciato a funzionare, altre abbiano ripreso a funzionare giusto quando ripartivano le scuole. Siccome abitiamo tutti più o meno a Palermo, chi in una zona, chi in un'altra, c'è il delirio per strada. Un delirio per strada che era da attendersi, perché ovviamente con l'inizio delle scuole e i cantieri che invece non sono mai finiti, perché ad eccezione di quello di via Monte Pellegrino, la fotografia della cantieristica palermitana è esattamente come l'abbiamo lasciata un anno fa, ma forse anche di più. Con questo inizio, con questa attivazione delle telecamere della ZTL, il delirio è totale. Certo, fino a ieri c'erano dei furbetti che, approfittando che le telecamere non funzionavano, si infilavano, perché la ZTL era attiva, e diciamo, certo, sono furbetti, magari per portare il figlio a scuola invece di farsi 2 ore di giro, ne approfittavano e andavano da via Roma, ma noi siamo sempre a favore della norma, anche quando non ci conviene, diversamente da qualcuno che in questa amministrazione comunale dice che quando le leggi non sono buone non vanno applicate. Il problema è poi questo caos incredibile, perché l'assessore Catania sostiene che c'è migliore qualità dell'aria, sì, nel tratto di via Roma, ma quelle 6.000 auto in meno che sono entrate rispetto a lunedì della settimana scorsa non si sono dematerializzate, sono andate altrove a inquinare altrove, a trafficare dove già c'era traffico. A questo si aggiunge che gli autobus sono strapieni e quindi noi abbiamo questo problema, che purtroppo è diventato un problema ideologico, perché ormai questa ZTL è una ZTL ideologica ed è qualcosa di vergognoso. L'assessore Catania l'abbiamo sfiduciato e quindi non lo consideriamo più tale, o perlomeno non lo consideriamo più un nostro interlocutore in questa commissione e non lo chiamiamo. L'ordine del giorno l'abbiamo votato, non sappiamo più che cosa fare, perché effettivamente questa situazione è vergognosa. E non ci sono punti o elementi che ci fanno sperare che la situazione possa migliorare, che domani il ponte di Corleone sia non più a scartamento ridotto, che l'altezza del Lido in via della Regione Siciliana cambi qualcosa, che in via Roma cambi qualcosa. Insomma, e qua la situazione è abbastanza stagnante. Io chiedo a voi cosa potremmo fare, perché noi siamo consiglieri comunali, di fatto ormai qua tutti di opposizione in questa commissione, certo ormai non si capisce più chi è opposizione e chi è maggioranza, per quello che può valere in questi ultimi mesi di questa decadenza d'impero, però il risultato è che a Palermo c'è un caos per strada, aggravato da questa ZTL che è assolutamente illogica. Possiamo, secondo voi, chiedere nuovamente come commissione, lo so che l'abbiamo fatto, però possiamo rifarlo anche nuovamente alla luce anche del Covid e di tutto il resto, possiamo come commissione produrre un documento da consegnare al sindaco in cui chiediamo la sospensione almeno fino a quando i livelli di allerta del Covid non diminuiranno, perché così l'assembramento negli autobus non è una cosa positiva, stare 3 ore nel traffico non è una cosa positiva. Certo, poi l'aria al centro di via Roma probabilmente è un po' migliore, ma si avvelena con tutto quello che c'è attorno. Quindi la mia proposta sarebbe quella di fare un'ulteriore nota. Noi la nostra parte la stiamo facendo, capiamo quali sono i reali bisogni dei cittadini e cerchiamo di interloquire con questa amministrazione, che direbbe il consigliere Scarpinato, con
quegli emistichi che spesso cita, è sorda fin troppo rispetto a quelle che sono le istanze dei palermitani. Non è una parolaccia, l'emistichio sarebbe la metà di un verso, non vorrei che li scandalizzasse, li usava Omero tanto tempo fa. Quindi Presidente, la richiesta sarebbe questa, se possiamo fare una richiesta come commissione di sospensione della ZTL. Grazie Presidente. Grazie consigliere Gelarda, io capisco che lei ormai è uno dei pochi che continua a dialogare con il sindaco, però io penso che mandare una nota al sindaco quando ormai lui non si interfaccia più col consiglio comunale, ha detto chiaramente che se ne è fotta del consiglio comunale, io preferirei mandare la nota al prefetto, se siamo tutti d'accordo. Mi pare una soluzione buona, anche se il prefetto non ha competenze dirette su questa cosa, però... Sono problemi di sicurezza. Sono problemi di sicurezza, di salute pubblica, quindi penso che va sia... bene, mi convince Presidente, mi convince assolutamente, grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Canti, vedevo la mano a... Presidente, se dopo il consigliere Canto posso intervenire, avevo da porre un... Con rumore in sottofondo, cioè Presidente Anelli. Prego, mi sente adesso? Sì, prego. No, chiedevo se era possibile. Io posso intervenire anche dopo. Chiedevo se era possibile, e siamo ancora in tempo, per situazioni principalmente logistiche, se potessimo spostare la seduta che abbiamo in esterna domani a venerdì. Perché le facevo una considerazione, domani abbiamo pure consiglio comunale in presenza e quindi e siccome è convocato il consiglio alle 10 e la seduta è alle 9 a Mondello, potrebbero esserci delle difficoltà. Allora le chiedo se può essere una cosa, diciamo, utile e praticabile spostare la seduta a venerdì. Potrebbe essere invece molto più comodo, perché non avendo consiglio comunale la situazione diventa più semplice. E siccome mi rendo conto dell'importanza della seduta, e non si deve assolutamente né annullare né tantomeno evitare, io direi semplicemente di spostarla a venerdì. Questo se voi consiglieri siete d'accordo e se tutto si può spostare. Presidente, io mi associo se posso, perché io domani ho un problema, certo voi potete andare, io non sarei stato presente, però dico poco importa, se è possibile bene, grazie. Dottore Palazzolo, credo abbiamo già inviato la convocazione, abbiamo fatto domani, perché essendo domani la prima convocazione. Io, Presidente, se posso... Quindi volevo capire, dottore Palazzolo, venerdì cosa abbiamo? Ecco. Allora, venerdì non abbiamo nulla ancora, dovevamo fare il sopralluogo a Fondo Verde. Perfetto, ma lo spostiamo. Se è possibile spostare a venerdì. Presidente, capisco che per lei venerdì è un po' difficile perché viene lontano, dico, la piazza Valdesi lì. Però dico, per carità. Se lei riesce, magari prende due mezzi e riesce ad arrivare. No, va bene, dobbiamo modificare la convocazione. Va bene, lo facciamo venerdì. Grazie Presidente. Grazie per la sua considerazione, Presidente. Presidente, lei è sempre gentilissimo, non abbiamo parole per ringraziarla. Domani c'era l'assessore Catania a Mondello, per questo lo volevo fare domani. Vabbè, lo facciamo per... Ma veniva con l'autobus, che lei sappia. No, lui non lo so come cammina, col monopattino. Va bene, allora lo spostiamo per venerdì. Prego, consigliere Canto. Grazie, Presidente, grazie. È un presidente veramente di ampio respiro. Pazzesco. Presidente, mi sente? Sì, prego. Ho dei nuovi auricolari. Allora, Presidente, io sul tema del rinvio dico nulla osta, forse ricordavo male io, quindi non è venerdì mattina l'incontro con l'assessore alle politiche sociali per la vicenda dei PUC, quindi forse ricordavo male io. Bene, è stato spostato a lunedì perché venerdì l'assessore aveva un impegno.
Ah, ok, perfetto, mi ero perso questo passaggio. Va bene, no, c'ho posto, dico, non essendoci una concomitanza, perché io mi ero liberato apposta perché mi avrebbe fatto piacere fare insieme a voi questo sopralluogo, sarebbe stata una bella esperienza, ma farlo venerdì mattina va bene ugualmente per me. Quindi tolto questa cosa che non avevo compreso. Quindi avremo il consigliere Canto pure venerdì. Sì, ma ci sarei stato pure domani, perché mi ero ricordato apposta, perché mi avrebbe fatto piacere. No. Il presidente c'è sicuro, perché lui c'è. Va bene, sicuro. Grazie presidente, solo per questo. E poi, anche il consigliere Canto ringrazia il presidente, è straordinario. Consigliere Canto, grazie a lei. Ci sono altri interventi? Solo sull'ordine dei lavori, presidente. Prego. Presidente, ieri abbiamo... Parlo a nome suo e del vicepresidente Anello. No, io parlo a nome mio e al nome del mio gruppo, che ho l'onore e il pregio di rappresentare in seno in Consiglio Comunale, perché lei sa che sono pure capogruppo. Se, però, atteso che questo insomma non influisce rispetto alla richiesta che sto facendo, intanto la ringrazio perché lei è sempre stato disponibile e vicino a tutte le legittime richieste che le arrivano da ogni singolo consigliere. La ringrazio per questo. Le volevo chiedere, presidente, visto che abbiamo già letto ieri nuovamente la delibera, che è una delibera importante, se lei reputa opportuno si potrebbe dare parere, o programmiamo il parere per essere tutti presenti e lo decidiamo adesso. In termini programmatici è importante, questa commissione non ha mai fatto mancare la propria disponibilità nell'esitare gli atti ed affrontarli poi successivamente in Consiglio Comunale. Quindi se reputiamo opportuno possiamo anche votare, se no programmiamo una giornata e daremo parere alla delibera che abbiamo letto ieri. Grazie. No, dobbiamo ancora organizzare altri incontri per quanto riguarda questa delibera. Già sono programmati, presidente? Sì, abbiamo dato mandato al dottore Palazzolo di invitare chi? Solo per merano. Come? Associazione di categorie, circoscrizione e l'associazione del mercato, e poi vederci tutti insieme in aula consiliare per avviare il dibattito ed eventualmente votare insieme alla seconda commissione, dove c'è il suo compagno fratello d'Italia. Il presidente della seconda commissione. Presidente, diamo a Cesare quel che è di Cesare. A livello istituzionale è giusto e doveroso chiamare le cose per nome e cognome. Comunque concordo con lei, grazie. Prego. Va bene, e se non ci sono altri interventi, mi sembra di capire che le associazioni, le imprese funebri oggi non si collegheranno. E a questo punto Presidente, una cosa, possiamo immaginare già un'altra data? La possiamo la comunicherà il dottore Palazzolo quando lo concorderemo. Io non so come, dottore Palazzolo, un'altra data? Date disponibili quali sono? Allora, mi sentite? Sì. Allora, disponibile abbiamo il 20 l'assessore Mantegna, il 21 dobbiamo fare questo sopralluogo a fondo verde in presenza del presidente dell'AMG e del commissario. Un attimo, Igor, tu che sei in contatto con le imprese funebri, loro domani sono disponibili? Sì. Li potremmo pure incontrare se loro sono disponibili, perché domani a quanto sembra non c'è più il sopralluogo, quindi abbiamo... Ve lo dico fra un minuto. Va bene. Ve lo dico fra un minuto. Nel frattempo può ripetere gli impegni da domani in poi, dottore Palazzolo? Sì. Meno male che abbiamo già la impresa. Già, allora, giorno 16 non abbiamo programmato nulla. Perché ci dovrebbe essere prosecuzione, punto intero, comunque ci dovrebbe essere. Giorno 17 abbiamo rinviato il sopralluogo a Mondello, quindi sarà giorno 17. Il 20 c'è l'assessore Mantegna, il 21 dobbiamo fare il sopralluogo a fondo verde con la presenza dell'ingegnere Di Martino, quindi il presidente dell'AMG e il commissario. Poi giorno 22, mercoledì, potremmo convocare
le associazioni di categoria sempre per l'Alberibera. Non ho sentito il 21 cosa c'è, segretario, il 21 cosa c'è? C'è un sopralluogo presso il depuratore di Fondo Verde, Partanna Mondello. A che ora? Alle 10. Ma è quello dove siamo già stato, presidente? Siamo già stati? Sì. Eh? Sì, mi presidente. Sentite? Ah, okay. Mi sentite? Sì. Poi, dottore Palazzolo. Il 22 potremmo audire le associazioni di categoria e mercoledì ci dovrebbe essere consiglio alle 10, anche se poi probabilmente si aprirà in seconda convocazione. Quindi noi abbiamo un'ora di tempo per poter effettuare questa audizione. Però c'è un problema, presidente. Il problema è che la prossima settimana non sappiamo ancora se siamo online o di presenza. Perché c'è la lettera del presidente Orlando. Poco importa, noi non possiamo bloccare i lavori della commissione. Quindi. Infatti, quindi io convoco online e poi si vede. Lo faremo in piazza le sedute di commissione. Vabbè, e allora posso organizzare con le associazioni di categoria per giorno 22 mercoledì? Sì. Ok. Alle ore 9, per favore, perché poi abbiamo consiglio. Ore 09. Poi devo sentire la segreteria dell'assessore Marino per capire quando lui è disponibile e quindi eventualmente lo inseriamo tra il 23 e il 24. Se il 23 c'è prosecuzione alle 10, non lo so, quindi potremmo eventualmente sentirlo il 24. Se per voi sta bene. Sì, va benissimo. Vabbè. Consigliere Gelardi, abbiamo risposte per domani. Mi hanno detto che mi fanno sapere a breve. Vabbè. Stavano lavorando, insomma. Certo, immagino. Procediamo con la lettura del verbale, prego. Collega Amato, può procedere con la lettura, per favore? Sì, certo. Verbale numero 967 del 14 settembre 2021. Il vicepresidente Anello alle ore 10:15 apre la seduta in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Canto, Gelardi e Scarpinato. La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Argomenti da trattare: programmazione cimiteriale, problematiche cimiteriali, comunicazioni, programmazione incontri vari ed eventuali, lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna. La commissione, per affrontare l'argomento posto al punto 1, ha invitato in audizione i rappresentanti del consorzio SICOF, il dottore Roberto Catalano. Presidente Anello, in attesa del collegamento con i rappresentanti del consorzio SICOF, chiede se ci sono comunicazioni. Consigliere Gelarda comunica che c'è stata un'incomprensione per l'orario dell'audizione con i rappresentanti del consorzio. Il presidente Zacco assume la presidenza e il presidente Zacco chiede se ci sono comunicazioni. Consigliere Scarpinato, rispetto alla richiesta fatta ieri, chiede se la segreteria ha inviato l'invito all'assessore Marino, visto che ieri non è stato presente il dottore Caruso. Il segretario risponde: consigliere Scarpinato ritiene urgente l'invito. Inoltre, sullo stato contingente dei mezzi pubblici dell'AMAT, visto che si è all'inizio delle attività scolastiche, riferisce che i mezzi stamattina erano piuttosto affollati. Le norme nazionali e regionali hanno messo a disposizione delle somme per moltiplicare le corse e i mezzi, quindi non capisce perché non vengono seguite queste linee chiare ed invita il presidente Zacco a chiedere all'azienda quale sia l'aspetto operativo dell'azienda stessa, audendo il presidente dell'AMAT, perché l'amministrazione attiva doveva dare risposte all'azienda. Ritiene che ad oggi, visto che l'azienda si è occupata dell'MG e se all'approssimarsi della scadenza del contratto di servizi, ricorda che si è chiesto al presidente e all'assessore di capire il punto di caduta, ma ancora non ci sono risposte. Fa riferimento ai tavoli tecnici in corso, ma ancora non ha delineato il percorso relativo ai costi, eccetera. Quindi credo opportuno scrivere in termini programmatici, chiedendo all'assessore a che punto è il contratto di servizi.
Tutto sarà a discapito dei cittadini se non si interviene. Reitera ancora l'audizione con l'assessore Marino per avere un quadro completo dell'azienda. Precisa che in capigruppo chiederà che venga a riferire in aula lo stato dell'azienda, che era un servizio essenziale e che vive tantissime criticità. Il presidente Zacco precisa che oggi erano convocate le associazioni ed ha mandato al segretario di invitare l'assessore Marino per parlare esclusivamente della problematica della RAP. Consigliere Gelarda, relativamente all'inizio delle attività scolastiche, precisa che l'inizio ha coinciso con la ripresa del funzionamento delle telecamere poste in zona ZTL. Fa riferimento al traffico presente dovuto all'inizio delle scuole e ai cantieri ancora aperti e con l'attivazione delle telecamere il delirio è totale. L'assessore Cattaneo sostiene che c'è migliore qualità nell'aria, ma ovviamente qui a Roma, perché poi il tutto viene dirottato nelle altre vie. Crede che la ZTL è ormai una cosa ideologica. L'assessore Cattaneo è stato sfiduciato e non è più il loro interlocutore. È stato votato un ordine del giorno, ma ad oggi non ci sono elementi che facciano sperare che la situazione possa migliorare. Chiede se è possibile chiedere come commissione ancora una volta per produrre un documento da consegnare al sindaco per chiedere la sospensione della ZTL fino a quando i termini del Covid non diminuiranno. Il presidente Zacco crede sia opportuno mandare una nota al prefetto. Il consigliere Gelarda concorda. Il vicepresidente Anello chiede per motivi logistici se è possibile spostare la seduta di domani in esterna a venerdì prossimo, visto che c'è consiglio comunale in presenza alle ore 10, visto che sopralluogo richiede l'attenzione giusta. Il consigliere Scarpinato concorda. Il presidente Zacco chiede al segretario la programmazione di venerdì prossimo. Il segretario risponde: si apre un dibattito. Il presidente Zacco dà mandato al segretario di posticipare l'audizione di domani a venerdì. Consigliere Scarpinato sull'ordine dei lavori. Intanto ringrazio il presidente Zacco per accettare tutte le singole richieste fatte da parte dei consiglieri e, vista la lettura della delibera di ieri, chiede se è possibile darne parere. Il presidente Zacco ritiene che ancora occorre organizzare degli incontri per poter poi procedere al parere. Visto che le associazioni di imprese funebri non si sono collegate, si decide di rinviare la convocazione. Il presidente chiede la programmazione della settimana ed oltre, il segretario risponde. Il presidente Zacco chiede al segretario di procedere con la lettura del verbale della seduta odierna. Si procede con la lettura e con l'approvazione per appello nominale. A voi per l'approvazione. Grazie, procediamo alla votazione per appello nominale. Prego. Sì, procediamo per l'approvazione del verbale della seduta odierna. Anello? Consigliere Anello? Presidente Anello, forse è uscito. Canto? Sì, favorevole. Sì, grazie. Gelarda? Favorevole. Consigliere, grazie. Scarpinato. Favorevole. Grazie. Zacco. Favorevole. Grazie. Anello. Ok, assente. Approvato all'unanimità dei presenti. Sono le ore 10:55, la seduta è chiusa. Buongiorno a tutti. Presidente, un attimo, poi.